Cari codisti, buongiorno dal vostro Fero, squadracorsocodisti.it, tutta la nostra bella cartina. Ecco qua, video articolo, oh madonna, oh mamma, oh mamma, oh mamma, ho speso 20.000 euro, 15.000 euro, ho comprato quad bello, c'ha le sospensioni regolabili, ma non so che cazzo fare, però ci sono le vitine, vediamo di metterle un po' a posto. Eccoci qua. Allora, questo ammortizzatore di buona fattura, il produttore White Power, un ammortizzatore un po' di alta gamma per trovarlo montato, scusatemi, un po' di alta gamma, un po' di alta qualità per trovarlo montato come primo allestimento su una moto, ma non si discosta tanto dal primo allestimento che trovate montato per esempio su un Renegade della Can-Am o su un altro mezzo di ottima fattura. Allora, abbiamo regolazione idraulica inferiore, solitamente riguarda il ritorno, regolazione idraulica su vaschetta separata o comunque sulla parte superiore, solitamente riguarda l'andata. Regolazione per carico molla. Signori, al contrario di quello che vi viene detto quando acquistate i quad, le case madri, quando vi forniscono un quad con le regolazioni idrauliche, in realtà vi stanno prendendo per le cappotte. Cioè vi danno delle vitine da girare, questo prodotto anche se è bello comunque non si discosta tanto dal primo allestimento, vi danno delle vitine da girare, ma nella realtà queste vitine dopo poco tempo che andate è come se non le toccate. Comunque quello che conta sono le regolazioni interne che ha dato la casa madre nel corpo centrale dell'ammortizzatore. Quindi le regolazioni di andata e ritorno, giocateci pure senza problema, che tanto sinceramente non cambia un cazzo, dopo 5 minuti che andate il vostro mezzo lavora solo con il suo corpo centrale ed eventualmente con il precarico molla. Questo è il precarico molla, questa è una doppia ghiera, comunque un ammortizzatore di buona qualità, non è un'alta gamma professionale ma è una buona qualità, cioè già si eleva rispetto all'ammortizzatore di primo allestimento, anche se il primo allestimento magari marchiati Hollins o Showa, cioè tutte cacate, cioè tutto il primo allestimento che non serve assolutamente un cazzo. Comunque l'unica regolazione sulla quale potete veramente andare a lavorare e la continuate a sentire anche dopo un'ora che andate è il precarico molla. Più voi comprimete, quindi avvitate e comprimete la molla, più il vostro quad sarà rigido nel partire ad ammortizzare, quindi vuol dire che acquisterà meno velocità e di conseguenza è una regolazione che voi sentirete, cioè acquistando meno velocità l'ammortizzatore riuscirà a gestire il suo funzionamento molto più facilmente come idraulica perché acquisisce una velocità lineare inferiore. Quindi precarico molla, avvitando la ghiera induriamo la partenza del funzionamento dell'ammortizzatore, svitando la ghiera rendiamo più morbida la partenza, quindi l'inizio dell'assorbire la sollecitazione dell'ammortizzatore, aumentiamo la sua velocità lineare e facciamo lavorare di più l'idraulica. In un caso di serie ricordatevi che precarico molla è importante. A questo punto direi che la panoramica sulle sospensioni di serie, per quanto belle siano, l'Iso Showa, primo allestimento, sempre nel primo allestimento, ho concluso. Questo è il tampone serve per evitare il fondo corso, un'altra regolazione che potete fare è andare a togliere parte di tampone per incrementare la corsa utile dell'ammortizzatore, il precarico molla, regolazione di ritorno idraulica, regolazione di andata idraulica. Cosa vuol dire ritorno idraulica? Voi quando girerete questa vitina verso hard, comunque o soft o hard, quando la avvitate, praticamente la vostra idraulica tornerà più lentamente, cioè il vostro ammortizzatore una volta che va in compressione con il ritorno ritornerà più lentamente, quindi sbacchetterà di meno, ma nel caso di fuoristrada attenzione a indurire troppo l'idraulica di ritorno perché magari l'ammortizzatore non riesce a tornare velocemente, si comprime sempre di più e alla fine di lavoro a pacco. Per l'andata invece all'indurimento della discesa, cioè idraulicamente possiamo andare a gestire la discesa dell'ammortizzatore con dei valori idraulici, cioè chiudiamo le valvoline e quindi l'ammortizzatore non riesce a scendere perché non riesce a passare miscela di gas e quindi l'ammortizzatore nel suo movimento non è solo tenuto dalla molla, dai chili della molla o dalla sua regolazione di precarico, ma viene anche tenuto dalla regolazione idraulica. Ricordatevi che per quanto poi possiate lavorare con il precarico molla, non state andando a cambiare la molla. Quindi quando io voglio ottenere dei risultati sul funzionamento di una molla di un ammortizzatore, con il precarico molla lavoro solo sulla fase iniziale,
cioè sulla velocità iniziale di funzionamento lineare dell'ammortizzatore. Se voglio andare a ottenere dei valori diversi, devo cambiare la molla. Io per carico molla non mi cambia i chili della molla, semplicemente le fa raggiungere un attimino prima la sua forza massima e di conseguenza l'ammortizzatore inizierà a scendere meno velocemente, quindi acquistando meno inerzia diventa un pochettino più duro, ma il precarico è un conto, i chili della molla sono un altro, da metà compressione in poi il precarico non conta assolutamente più niente. Signori, con questo chiudiamo questa piccola panoramica sul prodotto anche che viene spacciato per alta gamma prima allestimento, e nel prossimo video articolo vedremo invece veramente un prodotto di alta gamma che si può montare su i vostri quadricicli. Signori dal Ferro, squadracorsequadristi.it, un saluto e spero di essere stato utile. Ciao, che vi faccio vedere il mio faccione, bellino il faccione del Ferro. Signori, una grossa pernacchia agli ingegneri e ai concessionari che vi spacciano per professionali quei cessi di sospensione che vi danno di serie. Qualsiasi marchio vi piglia per il culo, sono solo delle vitine da girare, come i bambini, no? La caramellina. Ecco, quando si diventa adulti sui 40-50 anni, al posto della caramellina ci danno la vitina da girare. Il quadista gira a 40-50 anni e gira la vitina, tanto non cambia un cazzo. Signori del Ferro, al prossimo articolo sulle sospensioni serie, un saluto.